Cari amiche e cari amici, come state? La Pasqua è appena passata e la primavera ormai si fa sentire con i primi caldi e i fiori colorati e profumati. Viene proprio voglia di viaggiare, ma in questo periodo non è possibile, a meno che non ci aiuti a farlo un'amica molto particolare, che penso che voi conosciate tutti, Mary Poppins, la magica governante che viene dal cielo per farci sognare grazie a una palla di neve, che è ciò di cui vi voglio parlare oggi. Ma intanto, ciao Mary e benvenuta. Come stai? Molto bene, grazie. Vedo che hai in mano una palla di neve. Questa non è una palla di neve, è una finestra aperta sul mondo. Oh, guarda la cattedrale! La cattedrale, qual simbolo d'amor, vi dà il benvenuto al mattino. C'è una buona vecchietta che chiede al tuo cuore due penny per gli uccellini. Queste creature chi può non amar? Trepide attendo lassù, i piccoli al se qualcosa offri anche tu. Bene, siamo entrati nel museo, siamo nella stanza che è chiamata del tempo ritrovato perché vi sono i giochi, i ricordi di gioventù e cose del genere e siamo nella sezione delle cosiddette palle di neve. E come vedete ce ne sono veramente tante, sono qualche centinaio e arrivano dal tutto il mondo. E il bello è proprio questo, perché arrivando dal tutto il mondo ogni palla di neve può rievocare un ricordo, un viaggio, un personaggio, una situazione. Quindi è sufficiente prenderne in mano una, girarla, guardarla, socchiudere gli occhi e sognare ricordando quello che la palla di neve rappresenta. Non andiamo molto lontano, andiamo in Svizzera. Per esempio, se noi andiamo a Zermatt, che è quel bellissimo paese sotto il Monte Cervino, che si riconosce perfettamente per la sua forma caratteristica, possiamo vedere una bellissima nevicata sopra questa montagna. Il Cervino sparisce, sembra proprio una bufera di neve, poi man mano la neve si posa. Ed ecco apparire questa fantastica montagna. Ora spostiamoci, ma non di molto, e andiamo nell'Alsazia, che è quella regione particolare che si trova al confine tra la Francia e la Germania e qui vediamo queste palle di neve molto particolari, in quanto l'Alsazia è il paese delle cicogne e quindi ovviamente nelle palle di neve non ci possono che essere le cicogne. Qui abbiamo questo tipo e qui c'è quest'altra dove abbiamo le due cicogne, padre e madre, con i piccolini. Tutto intorno alla chiesa ascolti le
Rimanendo in Francia abbiamo tanti luoghi caratteristici. Un posto molto particolare è il Col de l'Isoard, che è un, come dice il nome, è un passo alpino ed è molto famoso perché da qui passa sempre il Tour de France. Per non parlare poi delle località alpine tipo Chamonix, e qui vediamo che è raffigurato addirittura il Monte Bianco. Ecco, se adesso dalla Francia ci spostiamo in Spagna, e volevo farvi vedere queste palle di neve particolari, perché parlano del famoso Cammino di Santiago, cioè quel cammino che i pellegrini fanno a piedi per arrivare fino alla cattedrale di Santiago, dove c'è appunto la tomba dell'apostolo Giacomo il Maggiore. E una palla di neve raffigura anche in maniera molto simpatica il pellegrino, e cioè la persona che a piedi percorre tutto il percorso. Vedete che ha i segni caratteristici del pellegrino, e cioè il bastone e la calabazza, cioè la zucca nella quale viene tenuta l'acqua per poter dissetarsi durante il viaggio. Il bastone si chiama bordone. Ora valichiamo il mare Mediterraneo, quindi non ci allontaniamo neanche tantissimo, e andiamo in Terra Santa. Questa è una palla di neve che rappresenta Gerusalemme. Queste sono le mura del Tempio di Salomone, e questa è la cosiddetta Moschea di Omar, anche se non è propriamente la Moschea di Omar, però è cosiddetta ed è famosa in tutto il mondo perché qualunque foto di Gerusalemme raffigura questa cupola dorata. Ma se poi vogliamo allontanarci un po' di più e andiamo addirittura in Asia, ecco che abbiamo le caratteristiche e costruzioni, però chiaramente in Asia non nevica in queste zone, e allora invece di nevicare i fiocchi di neve, nevica oro. E così via, qui abbiamo rappresentati tutti i paesi asiatici. Questo è l'India, con le caratteristiche e costruzioni dei templi indiani. Se adesso facciamo un altro balzo, noi ci portiamo addirittura in Nord America e andiamo nella famosissima San Francisco. Questa è la prigione di Alcatraz, che è molto famosa perché si dice che questa prigione, che si trova su un'isola, ha impedito a chiunque di evadere. Infatti non c'è notizia di persone che siano potuti scappare da questa prigione. A San Francisco non c'è la neve, però ci sono le famose nebbie della baia di San Francisco, e infatti vedete che in questo caso cala la nebbia che maschera completamente la prigione. E la caratteristica è proprio questo, che in base alla zona da dove provengono le palle cosiddette di neve, ci può essere neve, ma ci può essere nebbia, ci possono essere scaglie d'oro, a seconda di che cosa capita in quella zona. Ci possiamo adesso portare lontanissimi e andiamo addirittura alla fine del mondo. Qui siamo nell'America del Sud, siamo a Ushuaia,
e questa è la località abitata più meridionale del mondo. Questo è il famoso faro che c'è nel canale Beagle, proprio di fronte all'isola del mondo, dove, alla fine del mondo, dove si trova il famosissimo Capo Horn. È una zona ricca di pinguini, per cui abbiamo una palla di neve con il suo pinguino. Se qualcosa offri anche tu. Solo un po' voglio da noi, da te. Una caratteristica particolare sono le palle di neve dedicate alla Natività. Infatti all'interno di queste palle di neve ci sono tutte rappresentazioni del presepe. Ma direi che possiamo concludere parlando anche un po' dell'Italia. Qui vedete tutta questa zona dello scaffale che è dedicato alle palle di neve italiane, e andiamo da Alagna, che è la prima località, poi giù per arrivare fino a Selvino. Chiaramente in Italia le località di montagna e di mare sono preminenti, possiamo vedere Champoluc, Cogne, quindi siamo in Val d'Aosta, passiamo poi a Cortina d'Ampezzo dove ci saranno le prossime Olimpiadi, Passo Falzarigo, quindi siamo passati praticamente dall'ovest all'est. Abbiamo località molto famose, per esempio Ferrara, e per parlare invece a località vicino a noi possiamo vedere il lago di Garda piuttosto che l'isola Pescatori sul lago Maggiore. Veramente chi costruisce le palle di neve si sbizzarrisce in tutti i modi, perché può mettere dei paesaggi caratteristici oppure delle personalità famose. Per esempio al santuario di San Romedio abbiamo rappresentato il santo con l'orso, perché è proprio la caratteristica di questo santo. Bene Mary Poppins, io ti ringrazio veramente per averci fatto compagnia e soprattutto per averci insegnato che basta veramente un poco di fantasia per trasformare delle palle di neve in un viaggio meraviglioso. Ciao Mary, alla prossima. Arrivederci, Mary Poppins. Non stare via molto.